Ma super ciao! Innanzitutto mi presento, sono Enrico 0DX e benvenuti sul mio secondo canale 0DX e l'ala ovest. Ragazzi miei, per questo video servirà un'introduzione adeguata perché non parliamo più di Crash Bandicoot per ora, lo mettiamo un attimo in pausa e parliamo di questo. Vedi, guarda, bellino, si vede? Hanno fatto sta copertina scura, troppo scura. Cioè quella del 4 era più luminosina, vedi? Lo devo ancora provare, lo proviamo insieme, non ho intenzione di farci un gameplay di tutto il gioco perché non voglio spoilerarvelo, non voglio spoilerarmelo, io me lo voglio giocare, mi metto lì anche la sera alle 4 di notte, mi ci metto perché mi piacciono questi giochi d'avventure, quindi non mi va di farci video continuamente perché per me diventa un'esperienza diversa, invece mi voglio mettere lì, immergere completamente e giocarmelo tranquillamente. Però ci voglio fare comunque qualche episodio per darvi le mie impressioni, quindi non so quanti ce ne farò, intanto facciamoci una mezz'ora di gioco. Vediamo la prima impressione. Cos'è questo gioco? Questo qui nasce nella Naughty Dog come DLC che doveva uscire per Uncharted 4, nello stesso modo in cui The Last of Us ha avuto il DLC di come si chiamava? Di Left Behind. Doveva essere una storiellina aggiuntiva al 4. Poi però a Naughty Dog la storia è cresciuta fra le mani, è stata ingrandita, hanno continuato a buttare carne al fuoco e ne è venuto fuori un gioco a sé stante, diciamo è un gioco standalone. Un gioco a sé stante, però non un Uncharted 5 vero e proprio, anche perché non c'è Drake, ci sono Chloe e quell'altra. Comunque, bando alle ciance, questo suono che sentite non è il ventilatore, ma è la ventola della PlayStation 4. E questa cosa è molto preoccupante, ma ahimè, quando scegli di giocare Uncharted d'estate, queste poi sono le conseguenze. Comunque va bene. Allora, iniziamo con un bellissimo tavolo rustico, modello antico, c'è molta umidità, e andiamo a vedere le opzioni che ho già tarato secondo le mie tarature mentali con quei settaggi che avevo nel vecchio Uncharted 4. Vecchio. Una cosa che voglio dire, probabilmente, ahimè, questo qua sarà l'unico Uncharted che uscirà su PlayStation 4. Anzi, secondo me questo sarà l'unico gioco Naughty Dog che uscirà su PlayStation 4. Perché? Perché The Lost perché The Last of Us 2 secondo me non esce su PlayStation 4, secondo me esce su PlayStation 5 o arriva proprio alla fine della PlayStation 5. Perché? Perché hanno detto che loro non hanno ancora iniziato lo sviluppo. Loro l'hanno presentato, si sono concentrati su questo e poi ora iniziano lo sviluppo del 4. Eh sì, del 3, del 2, oh ma che se consideriamo almeno 3 anni di sviluppo, 2018, 2019, 2020, e nel 2020 ci sarà ancora PlayStation 4? E se ci sarà, sarà proprio gli sgoccioli, quindi forse farà la stessa cosa che ha fatto The Last of Us con la 3. Comunque queste sono elucubrazioni che non ci interessano. Torniamo al nostro menu, comandi visuale invertiti, ok, comandi qui non ci interessa. Ecco, ridimensione interfaccia, ma c'è veramente qualcuno che ridimensiona l'interfaccia? Extra, che cosa c'è? Bonus, galleria dei modelli. Non credo ci sia ancora niente perché vanno sbloccati. Ah no, qui non si vede niente. C'è da dire che Chloe Fraser è un personaggio veramente sexy. Lei secondo me potrebbe essere veramente il rimpiazzo definitivo di Tomb Raider, di Lara Croft, già che i nuovi Tomb Raider fanno abbastanza schifo. Ho parlato troppissimo, perdonatemi per questa introduzione. Iniziamo una nuova partita a difficile, perché il mio modus operandi su questi giochi è iniziarlo a livello difficile, così mi sblocco subito il devastante quando poi lo finisco, e anche perché mi piace un po' più di sfida. Momento felice. Sony Interactive, è vero, non è più Sony Computer Entertainment. Brutta sta cosa, che tristica. Ripeto, hanno preso la difesa! Mandate risposte! Approccio sempre più cinematografico di Naughty Dog. Scusate se sto zitto, ma sono rapito da... Quella ti sta benissimo. Ti mette in risalto gli occhi. Tu dici? Se ne compri due, paghi la metà. Wow. Sottotitoli non si possono. Ancora tu? È tuo il negozio? No, è di mio papà. Ah. Quant'è? 800 rupie, grazie.
800 rupie? Ok, ok, per te 5,50. Incredibile. Allora, tuo padre ti lascia spesso da sola? No, è andato a combattere i ribelli. L'ha obbligato l'esercito indiano, eh? No, è partito volontario. Davvero? Ma se fosse stato per me, non t'avrei lasciato qui da sola. Ok. Queste sono 300 e... Nuova offerta. 400 rupie più Ganesh. Te lo sconsiglio. È rotto, vedi? Non conosci la storia. Ganesh affrontò Parashurama mentre era a guardia della porta del padre. Sì, per difendere l'onore del padre, Shiva, e restò con la zanna mozzata. Il capo dello sviluppo narrativo. Ci sono questi dialoghi molto da film. Interessante. Fantastico. Comunque, non è in vendita. Dialoghi che vanno a livelli... Giusto in tempo. Che scavano, non okay, sono dialoghi superficiali. 600 rupie, tieni il resto. Ehi, aspetta. Ehi! Ti serve una guida. Eh? E quanto mi costerà? Wow. Aspetta, perché devo vedere se si può attivare i sottotitoli. Sì, sì, perché sono importanti, perché sennò magari se parlo qualcosa si sfugge. Allora. Wow. Non mi sono... Di qua, signore. No, io vado di qua. Mi devo riabituare un attimo al controllo, perché... con 2 mesi di crash sono... Che bello. C'è le caramelle, cosa sono? Andiamo a vedere. Oh, ci sono soldatini. Vediamo se ci sono anche dei tesori, perché magari c'è qualcosa da raccogliere. Lo specchio, vediamoci allo specchio. Sì. Mi manca qualche riflesso magari sullo specchio. Sembra un po' una finestra su... su un mondo parallelo più che uno specchio. Mi manca... Che vabbè. Oh, qua c'è qualcosa da cliccare. Devo salire su quel camion prima che parta. Allora, il tuo Ganesh, quanto vuoi? Davvero? Non è in vendita. Guardate il telefono. È un Sony, ovviamente. Ma non l'ho fatta io la foto. Ma si potranno fare in futuro, penso. Se no non ha molto. Mi sto già rendendo conto che fare gameplay su questo tipo di gioco sia completamente un'altra cosa rispetto a giochi più vivi come Crash. E questo potrà essere una cosa molto incisiva nelle scelte dei gameplay che posso fare, insomma. Dove devo andare? Qua forse? Sì. Scusi. Che c'è? Hai rubato. Senza offesa. Hai rubato. Non vai male con i borseggi. Ma rivolgo il mio Ganesh. Grazie. Va bene. Complimenti per l'impegno. Quindi la bambina è un po' una furfantina. Option per allenare da vicino. Beh, certo, a vederlo così sembra a tutti gli effetti un gioco cioè, completo di Uncharted, insomma. Non puoi entrare lì dentro senza toglierti le scarpe. Lo so, volevo solo vedere la mandapa. La mandapa? Cos'è la mandapa? Guarda che paesaggio, wow. Adesso non so se graficamente sia meglio o è uguale a Uncharted 4, ma penso sia uguale. Troppi soldati. Ah, che devo guardarsi la borsa. Aspetta un po'. Tu non sei un turista, vero? Sembra tutto in regola. Signora, è tutto in sconto. Abbiamo da fare qui. Ho già quello che mi serve, grazie. Ah, allora non lo guardare, giustamente. Lavori per la CIA?
perché sarebbe una forza. Questa introduzione così mi ricorda molto The Last of Us, con l'inizio lento così. Tornando al discorso che facevo prima, che Uncharted 4 probabilmente sarà l'ultimo, unico gioco per PlayStation di Naughty Dog. Senti, piccola, ci siamo divertite, ma adesso devi andartene. Ho un letto in più in negozio, 300 rupie. È il prezzo migliore di tutta l'India. Ok, no grazie. Devo salire sul camion. Pessima idea. I ribelli sono gente cattiva. Ascolta, devo aiutare un amico, ok? Guardate il sudore sulla pelle, pazzesco. Ti offro una pizza, ok? Ok. Bene. Merda! Diavolo! Signore, aspetta. Signore! Oddio! Ho perso mio papà, stavo mangiando il gelato, non lo trovo più! Non posso tornare a casa senza di lui! Bene, la bambina si fa strada, guardate l'acqua, che bello, dove devo andare? Ah, devo andare qua su, va su, sì, grande. Continuo i titoli. Stavo dicendo, il discorso di che facevo prima, Evan Wells, che Uncharted 4 probabilmente sarà l'unico gioco Naughty Dog su PlayStation 4, è probabile, ormai i costi di sviluppo sono enormi. Ah, il titolo era giusto. E sono lenti anche gli sviluppi e... quindi è probabile che proprio Sony stessa abbia spinto per far sviluppare più questo gioco in modo da essere un episodio a sé, per avere appunto due Uncharted per vendere, chiaramente. Ok, Portals. Zoom. È questa. Oh, che bello. Meglio di niente. Ah, qua inizia il gioco vero e proprio. Ok, andiamo. Perfetto. E adesso esploriamo un po' la zona. Una zona di guerra attiva, niente di speciale. Si può correre o non si può correre? C'è da dire che io a questo punto però, visto che Uncharted con Nathan Drake è finito, adesso non so se loro vorranno portare avanti la serie con altri personaggi. In un'intervista ha parlato che mi piacerebbe anche l'idea di sviluppare qualcosa con Sully e come si chiama il fratello di Drake? Sam, Sully. E quindi non lo so, se questo gioco andasse bene magari loro... Certo, di sicuro adesso si concentreranno su The Last of Us, però a me non dispiacerebbe neanche una nuova IP, insomma. Cioè, Uncharted va avanti da 10 anni... Bello, bello quanto ti pare, però Naughty Dog ha sempre avuto la lungimiranza di riuscire a fermarsi quando era... Via finché siete in tempo. Cioè fermandosi quando la serie era comunque... aveva fatto tutti i botti possibili, invece di spremerla loro si fermavano e andavano avanti. È successo con Crash, con Jack, e non sarebbe male se succedesse anche con Uncharted, insomma. Non c'è niente da raccogliere qua. Vabbè, allora andiamo avanti. Entriamo in quella porta che abbiamo visto della gente sospetta. Guardate i riflessi sul vestito, è pazzesco. Sembra proprio seta. Madonna. Incredibile. Sono entrati qua? No, ma io allora devo andare di qua. Via, 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 andiamo! È qui dentro! Che state facendo? Andiamo fuori, porta! Creepy. Non ho fatto niente! Oddio. Che spie! Cosa? Oddio. No! Silenzio! No! Sta mentendo. No! Sul furgone. Muoviti! Posso avete sbagliato? Dire la mia? Me lo giuro! Stupidetto! Ora! Va a spara? Casa. Va a casa? Perché vai a spara. Casa? Io non signor, ci vado a casa. Dico sul serio. No. Che bello. E rimane lì, non va? Ma c'ha la rete davanti. Dove sta andando? Va bene. Cammina! Che bello! Sono senza parole però, eh! Mi sa che non ho scelta.
Ehi, aspetta. Quanta fretta. Ma dove corri? Chi ti dice che non vendi merce di contrabbando? Guardi i capelli sudati sulla pelle. Ehi. Non toccare. È pericoloso uscire a quest'ora. Ehi! Dove abiti? Ehi, sei sorda? Rispondigli! Ti ho fatto una domanda. Dove abiti? Alla rafta. No, adesso non posso. E invece puoi. Sì, signore. Ti aspetto dentro. Ricevuto. Attenzione, si taglia col coltellino svizzero. Tu, con me. La mitragliatrice. Signore, riguardo a lei? Lasciala passare. L'hai sentito. Su, muoviti. Che culo. Ok, però... No, volevo andare a vedere lì, bastardo. Mi hai fatto passare, ora non mi ci fa più tornare. Sei cattivo, non sei sensato. Questo... Ok, come si dice in inglese? That escalated quickly. Ok. Andiamo avanti, non in... Per loro fortuna ho altro da fare. Eh sì. No, no, non ho armi, non ho niente. Fate il fuoco, guardate che meraviglia. Ecco, io solitamente quando gioco ai giochi di Naughty Dog io mi imbambolo molto più di quanto sto facendo adesso, perché adesso so che devo parlare, devo mantenere alta l'attenzione. Io quando gioco ai giochi di Naughty Dog proprio mi imbambolo, mi metto a guardare le luci, poi per quello una partita mi dura 20 ore. Cioè, il realismo di tutto questo è pazzesco. Tutto molto scuro, non capisco, forse perché c'ho la luce davanti. R3? Dove? Qui? Ah no, devo guardare, vabbè. Ah, ecco. Porta rossa, trovata. E quindi dicevo, tornando al mio discorso di prima, faccio discorsi confusionarissimi. Una nuova IP ci starebbe. E a sto punto però, boh, The Last of Us, che io speravo rimanesse un capitolo singolo, uscirà, ci avrà un seguito che uscirà fra anni, non lo so. O magari, siccome adesso Uncharted, sì, Naughty Dog si è divisa in due già dai tempi di Uncharted 3 e sviluppano in genere due giochi alla volta, magari mentre uno studio fa The Last of Us 2 riescono a tirare qualcosa, magari di semplice, da far uscire da qui al 2020, non lo so, perché possiamo solo elucubrare, speculare. Devo andare qua sotto? Grande. L'inizio è molto simile all'inizio di The Last of Us, così tutto lento, sensazione. Senza azione, no sensazione. Il guadagno non mi interessa. E ora? Ah, gli faccio l'agguatino. Attacco furtivo. No. No, io vado di qua. Devo vedere se c'è roba. Guardate che bello. Mio Dio. Vabbè. Il secchio. Basta. Torniamo sui nostri passi. La luce messa sulla porta rossa, che non è solo una cosa estetica ma è anche di design, che ti fa capire, ok, la luce adesso non c'è più, appena l'ho detto, che ti fa capire che insomma è lì che devi andare. Ok, adesso possiamo correre, quindi è segno che c'è qualche casino. Che è? Stanno caricando dei morti. Andiamo stanotte. Non vedo l'ora, sono stanco di quello. No, Asav dice tra una settimana. Asav, che dovrebbe essere il tipo... il nuovo nemico.
quella bottiglia di arracca al cocco? Potrei, ma che ci guadagni? La mia eterna gratitudine. Me ne sbatto. Dove l'hai trovata una bottiglia di arracca? In fondo alla strada, un tizio ne aveva parecchi. Ne avrà ancora? Ho solo due bottiglie. Dopo ci vado. Ok, con la forcina ruota lentamente. Che devo fare? Mantieni per scassinare. Ok. Oh merda, che tempismo. Tanto si è interrotta la registrazione, benissimo. I mean, con chi stiamo parlando? Il loto rosa. Con qualcuno, con chi stiamo parlando? Con il nostro cattivo. Ui. Guarda che belle queste cose sono bellissime. Ok, allora aspetta, prima andiamo a controllare qua. Non c'è niente, non è possibile, non ci sia niente. Un tesoro, qualcosa deve esserci. Ragazzi, mi sento completamente immerso in questa cosa. No, dovevo guardare di là. Si può tornare indietro? No, non si può tornare indietro perché ha salvato. Pazienza. Sicuramente c'era qualcosa a raccogliere, me lo sento. Quanto odio queste cose. Io prima esploro tutte le vie possibili e poi vado avanti. E mi sta sulle scatole lasciare roba indietro. Vabbè, magari qualche segreto lo riprenderò. Non si vede niente, certo, però. Oddio. Ehi, chi sei? Non sono nessuno. Dove sono finito? Vabbè, vado avanti di qua. Sono dove prima. Allora torno indietro. Allora, perfetto, là, niente tesoro, vabbè. Andiamo indietro. Piano! Facciamo piano! La finestra, devo andare lì? Probabile. Non c'è più nessuno. Ehi, lì c'è gente. Via. No! No, non si può! E ora? Grande! Eccoci, siamo nella merda. Bene, adesso dove vado? No. Vai, anche te, tutti di sotto, sì. Tutti di sotto, ci ho fatto il mucchio. Molto bene, adesso dove vado? Sopra o vado di qua? Andiamo di qua. Uguale, però non so. Cosa abbiamo qui? Non c'è assolutamente niente.
Hanno ripulito questo posto. Allora, facciamo una cosa. Andiamo su quelle scale per vedere cosa c'è. Che lì magari c'è qualcosa. Guardatemi il vestito come si muove, no? Ok, devo salire. No, allora continuiamo ad esplorare. Io non riesco a prendere tutto il prendibile. Non c'è niente. Che palle, ma continua a fregarmi così sto gioco. Vabbè, allora andiamo su. Che tensione, eh? Che tensione. È possibile che questo livello l'abbiano fatto vedere al demo alle 3? Che mi ricordo qualcosa su un tetto. Oh, guardate che bello, guardate che bellezza. Questo è game design, la luce che ti dice di andare lì. Il fatto anche che in quella direzione ci siano delle luci accese. E poi qua si vede che la devastazione. La meraviglia, quando mi sono avvicinato è iniziato tutte le cose scriptate che però sembrano reali. Guarda che bello, è passato l'aereo, è scoppiato tutto. Questa è l'immersione, perché se succedeva a caso senza che io me ne accorgessi non avrebbe dato lo stesso effetto. Qua che c'è? Ci sono i panni. Non c'è niente, ma non c'è niente da raccogliere. Sapevo. Lo vedi che esplorare paga. Cos'è? La tabacchiera, cos'è? Porta sigarette, sono andato vicino. Andiamo verso la luce. Pink Lotus. Ah, il Pink Lotus. Lo immaginavo diverso. Eccoci. C'erano almeno due bersagli. Il magazzino e l'altro. Sei nel posto sbagliato, donna. Ma che diavolo! Oh, bene! Un po' di azione, bene! Tira le botte, oddio, oh, sono già grigio, oddio, oh! Attenzione perché io ho messo difficile, eh! Ah, un po' di bottoni da premere finalmente! No! Sei in ritardo, Frese! Bello rivederti! E ora, oh! Che bello! Era lei al telefono, presumibilmente. Vai via. C'è più? O meno? È una cosa che mi dispiace, questo gioco non c'è la musica tipica di Uncharted. Che accidenti fai? Il tema di essere professionale. Oh, dai, rilassati. Vivrai più a lungo. Rilassati? Sono settimane che seguo Asav. Quell'uomo è del tutto imprevedibile. È solo un guerrafondaio senza una guerra. No, tu non lo conosci come me. Cambia posizione e comportamenti ogni ora. Per noi sarebbe folle correre rischi inutili. Noi? Mettiamo in chiaro una cosa, allora. Qui comando io. Se vuoi la tua parte, noi seguiremo le mie regole. Cosa hai deciso? Sei rimasta male? È quello con la barba. Così mi piaci. Ah, il cattivo. Mm. Carino. Siamo gli psicopatici. Nessuno è perfetto. E il campo base? Ultimo piano, il balcone. Va bene. Su, andiamo. Che ore sono? Perché qua... Ma ora ci stanno cercando. Ma siamo già al 2. Cosa suggerisci? Mi inventerò qualcosa.
foto? Sorridi, Asav. Ma fammela fa a me la foto. Ma perché non le posso fare io le foto? Se le fai te, che Dio sa. Non vedo molto il senso di questa cosa delle foto che vengono fatte in automatico. Vabbè. Ah, devo andare lassù, allora no. Prima esploriamo, no, ma ho già esplorato. Guarda che bellezza, però. Vabbè, andiamo avanti, non perdiamoci in cose. Sì, passiamo. Strada facile. Andiamo, ti aiuto a salire. Secondo me qual è il migliore Uncharted? Adesso stavo pensando, vedendo qua che è tutto lento, quanto fosse figa la parte del treno di Uncharted 2, che è il mio preferito. Oh, qui si scivola, sì! Quella parte lì è proprio adrenalinica come le bestie. Era semplice. E adesso vediamo se ci sarà qualcosa di pari. Anche in questo. In Uncharted 4 c'era qualche sezione molto. Molto adrenalinica anche lì. Okay. Qua su? Devo andare giù. In serio? No? Io vado lì. Ah, ok, non posso andare lì. Ah, devo andare su sull'insegna forse. O sul tuo. Devo andare sul tuo, sì. Qua su! Okay. Sul serio? Sul serio? Oh, vediamo se ci sono citazioni in tutti. No. Non sempre. Arrampicate classiche. Sali. Che mi hai detto? Mi hai detto qualcosa. Ah. Forza! Corri lungo la sporgenza. Ci stiamo allontanando dal covo di Asad. Sì, facciamo il giro lungo. Ora so perché ritardi sempre. Tubo? Questa è la musica del 4? O è simile? Ah, un po' di erba alta. E ancora un'ora. Guardate che bellezza, è una cosa pazzesca. Io però non ho pistole ancora. C'è movimento, pazzo. Ok, Cobra 1. Merda. Ciao! Hai strozzato male. Su. Ecco il coso. Oh, tesoro. Accendino. Il coso da trascinare. Ok. Sì, indubbiamente a fare un gameplay su un gioco del genere mi sto trovando un po' in difficoltà, cioè mi sento un po' a disagio perché so di dover parlare, però allo stesso tempo sono veramente rapito. Ecco la nostra destinazione, ma è curioso e quindi non ho molte cose a dire, adesso magari vediamo come evolve. Devo vedere anche come viene questo video, quindi. Devo andare di qua, presumo, no? No? Sì, perché ci sono, ecco, altro design, le righe lì sul muro che ti fanno intuire che devi strusciarti, dico. Ok. Calati. Sto solo esaminando le opzioni. Aspetta. Un po' di sano platforming. Scendi giù, ok. Ancora scendo? No. Beh, di certo è all'altezza della sua reputazione. Ah, devo spingere. Non devo spingere, devo tirare, ok. Grandioso.
Potevo tirare sotto per far salire Nadine. Oddio! Cerchi di uccidermi? E io che faccio? Mi tiro di sotto anch'io? Direi di sì, perché no, insomma. Mi dispiace. E se evitassimo le casse d'ora in poi? È andata bene. Bene. Più avanti. Perfetto. Brillino grande, bene, qualsiasi cosa sia, calamaio da viaggio. C'è della cancelleria scadente, se vuoi. Sei sempre così loquace sul lavoro. Cassetti, sì, che non si possono aprire. Madonna, qui c'è un disastro qui. Sì, questa musica è del 4, si conosce. Salta? Sì. No, ho saltato male. Vabbè. Merda Fraser! Merda Fraser. Io non so neanche quando fermarmi con questo gameplay, perché... Andiamo avanti, almeno facciamo un po'. Vediamo dove arriviamo. Ui. Poverino, si sta facendo i cazzi suoi. Pink Lotus. Che bello. È appena sopra di me. Visto? Non era così difficile. No, non è video canale. No, sul serio. Bene. Continuiamo questa scalata verso il non so dove. Scoprire le cose un po' alla volta, il mistero, tutte le cose. Eccoci. Altra roba da scassinare. Ci vorrà solo un attimo. E ci volle 1000 anni. Ruota lentamente. Ok. Cioè basta girare, poi ti fermi. Questa cosa non mi ricordo se c'era anche nel 4. Ah, perfetto. Lo potevi far prima. Oh, anche così. Troviamo quel disco. Grazie mille. Siamo una squadra, no? Yeah. Accidenti. Sembra un negozio di antiquariato. Si è dato da fare. Quanto verrà questa euro? Abbastanza per continuare la sua piccola rivolta. Oh, vabbè, io sono rapidissimo, guarda che bellezza. Ehi. Ah, terribile. Quanti felini curiosi da queste parti. Parli del felino. In effetti, non ti dà fastidio? Sono tutti manufatti indiani. Non è la mia guerra. Si è mossa sull'olio, però. No, e bisogna stare attenti anche alle conversazioni opzionali, perché servono per i trofei, eh? E vabbè. Distruttore e trasformatore. Bene. Cristiano indiano. È questo? No. Da un occhio. Cosa stiamo cercando? Che cos'è? Sala e la tigre. Forse è più vicino del previsto. Ecco, qui c'è un altro tesoro. Che bello, quando trovi i tesori. Ah, la bussola. Ce l'ho anch'io una bussola fatta così. Molto figa. Qui c'è qualcuno. Mappa, cos'è? Lo prendo in prestito. Anche se non sai cosa sia, va bene. Fraser. Uh-huh. Ah. Interessante. È chiusa. Non a lungo.
Intanto arriva lei con la sua forcina maledetta e la scassina, ma c'è altra roba, perché noi dobbiamo essere dei grandi esploratori di soffitte altrui. Commercia anche in avorio. Stronzo. Cioè, lo so. Non c'è più niente. E invece no. La testa. Ah, Lakshmi, la dea dell'abbondanza. Meglio abbondiamo. Andiamo con la nostra forcina. Che era prima? Gati occidentali, territorio Oisala. Oh, merda. No, tutto a posto. Nulla che non sapessimo già. Non capisco se è frustrante o divertente sta cosa. Vuoi che provi? Credo che quella fosse una risposta. Ok? Eccolo. Ti dà molto il senso di sto scassinando qualcosa, però. Piano. Lampada d'olio, se la rompi brucia una madonna. E dentro c'è. È magnifico. Cercatela, è vicina. Merda, meglio andare. Nadine Ross. Ross. Che piacevole sorpresa. Ah, ah, piano, fratelli. Questa tigre graffia. Ecco che viene rivelato lentamente, fantastico. Oh, tutti questi anni. Ma tu non sei invecchiata di un giorno. Troppo gentile. Cerchi lavoro? So che la shoreline ha cambiato gestione. Incidente di percorso. Quindi questo è ambientato dopo il 4. Ma certo, certo. Credo. Peccato. Sì. A me servirebbe una del tuo calibro. Perché sei qui? Questo non è il tuo ramo di competenza. È proprio una bella collezione, devo dire. Chloe Fraser. Collezione antiquariato. La mano. Una ladra. Lavori per una ladra. La mano, bastardo. Signore, abbiamo un problema. Sono curioso di vedere se questo cattivo sarà carismatico o se sarà... È molto importante sta cosa, la personalità dei cattivi. Arrivo subito. Che non siano stereotipati. Il disco. Oh, giusto, riguardo a quello. All'inizio ti avevo scambiato per un semplice ribelle. Oh. Ma poi sei riuscito a trovare l'impero Oisala, davvero niente male. Guarda i capelli, che bellezza. Ma il loro grande tesoro, la zanna di Ganesh... Non è semplice da scovare. Che stai facendo? Dopo 3 invasioni persiane, 3 diverse guerre, dopo tutti questi anni, nessuno l'ha trovata. Ci siamo quasi. Siete bloccati. E la vostra unica speranza di capire quantomeno dove andare a cercarla è affidarsi a qualcuno che vi possa aiutare a decifrare questo manufatto. Cazzo, hai fatto un pippone assurdo. Qualcuno con una profonda conoscenza della società Oisala. Esatto. Mm. Un'esperta della loro storia e cultura. La mia parcella è modesta. Cazzo. Una parassita che sa solo sfruttare la nostra lotta per un suo tornaconto personale. Mm. Questo era un no? Sembrava un no. Hai coraggio, lo apprezzo. Ma non mi servono altri sedicenti esperti. Uccidetele e gettatele nel fiume. Non serve, ci buttiamo da sole! Prendetele! Che bella! Forza! Questa trovata narrativa si chiama la pistola di Chekhov, ovvero mettere sul tavolo la lanterna e far sentire il pericolo della lanterna che può incendiare tutto. Che viene poi usata appunto per scatenare il casino, proprio facendo quello che lo spettatore ormai non si aspetta più, cioè
in realtà si aspetta nel momento in cui lo vede succedere, ma che lì per lì non si aspetta più. Cioè, quando te fai vedere una cosa, ma dove devo andare? Di qua, sì. Quando te fai vedere una cosa, lo spettatore si aspetta che prima o poi quella cosa succeda. Il punto della buona narrazione è farla succedere in modo intelligente e non banale. E questo è stato una bella trovata, mi è piaciuto. Se non avete capito quello che ho detto, non fa niente. Va benissimo così, vuol dire che siete sani. Oddio! Un po' d'azione ci voleva, finalmente. Mi spieghi che volevi fare? Rozzo, ma efficace. Volevi salvarti e sacrificarmi? Sai, si chiama improvvisare. Ora chi è quella poco professionale? Che diavolo vorresti dire? Che hai permesso ad Asap di sorprenderci. Inizio a chiedermi se vali davvero il 50%. Lo sapevo. Volevi davvero farmi fuori. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Tu non sai niente. Su di me. Ti avviso. L'ultima persona che mi ha tradito è morta. Ecco il fiume. Sì, meglio che il tuo amico sia là. Merda! Ora è meglio andare! Quindi i due sono un po'... C'è questo rapporto fra i due che probabilmente si svilupperà. Inizia in modo burrascoso. Loro vogliono collaborare, ma probabilmente non vanno molto d'accordo. Anzi, senza probabilmente... Oddio! Però vedi che piano piano probabilmente si legheranno in modo... in qualche modo. Non sappiamo in quale modo. Ehi. No, 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 io devo scappare, non ho tempo per le mani. Vabbè. Ci siamo. Sono andati giù come birilli. Perfetto. Basta gongolare. Dove va? Dove vai? Dove va? Io ho messo difficile, ma lo so mica, devo andare qui, è per forza, Vabbè. Sono crepato. Qua. No, non di qua. Sì, di qua. Boh. Dove devo andare? Dove devo andare? Ah, di là, di là, di là, di là. Sì. Madonna. Di qua, di qua, di qua, di qua. Sì, sì. È un po' incasinato, non capisco bene dove devo andare, però per ora ce la sto facendo. Meraviglia. Oddio. Sì! Insomma, mi sembra che non piova. Ma sto girando in tondo? Non mi sembra, mi segui. Dove? Ah, ok. Sì! Che meraviglia! Aia! Oh. Poi presumibilmente fiume, che bellezza! Ah, qui c'è il mega dialogone, vedrai. Allora penso che dopo questo chiuderemo, perché è già un bel po' che stiamo... sì. Come va là fuori? Regolare. Arriveremo tra circa un'ora. Bene. Sanna di Ganesh. Ora capisco l'attacco alla capitale degli Oisela. Guarda che roba. Ce l'hai fatta? Non ancora. Ci servirà tutta la fortuna possibile. Pensi ancora a quella specie di esperto di Asav? Stai tranquilla. Se Asav non è già sui gatti, ci sarà alle calcagna. E in più lui ha armi, veicoli e un sacco di uomini. Come ho detto... stai tranquilla. Sembra una specie di chiave. Forse. Vediamo. Ok. Il tridente era l'arma di Ganesh. Poi arco e freccia. Quella di Parashurama. E l'ascia. Era un dono di Shiva. La grande battaglia. Cosa? La battaglia in cui Ganesh perse la zanna. Se noi troviamo questi simboli, troviamo la zanna. Niente male, Fraser. Sì, beh,
Ringrazia mio padre, la mitologia induista era il suo pane. Segui le sue orme, sarà orgoglioso. Il sole è quasi sorto. Vado a prepararmi. Bel lavoro. Sono, che bellezza. Oh, mi hai fatta di strada per una semplice ripicca. È una questione di principio, ok? Bel panorama. E guarda. Che strano. Scusa se ho dubitato di te, Clo. È Oisala? Oh, Isala, non è una struttura moderna, quindi siamo sulla strada giusta. Che c'è? Non mi piace. A te non piace niente? No! Abbiamo fatto 100 chilometri senza una traccia di Asav. Pensa positivo, forse li abbiamo anticipati. Ne dubito. Io cerco la zanna, Asav è tuo. D'accordo. Quindi sono da sola. Ok. Foto. Questa cosa delle foto. Probabilmente è solo una cosa legata ai trofei, non è che poi serva. O forse va un po' a sostituire il diario di Nate. Insomma, mi sembra un po' una cosa un po' fine a se stessa. Le armi, oddio, finalmente. C'ho solo la pistola, vabbè, ce la facciamo bastare. Che meraviglia, ragazzi, io ho troppa voglia di esplorare, di giocare, non ho... Che... Oh, ma guarda che spettacolo, guarda la mota, la mota. Che meraviglia. Ragazzi, a me questi giochi mi fanno questo effetto. Io mi... Aia! Oh, mi sono schiacciato le palle. Io mi imbambolo completamente. È una cosa pazzesca. Cioè, si vede il... Oh, sono partiti gli uccelli. Ma che spettacolo! Vediamo se si vede... No, qua non si vede l'acqua che cosa... Che fa. Ah sì, all'anno. Che meraviglia. Io non so veramente se fermarmi ora o continuare un po'... Che bello. Ecco qua inizia il vero e proprio Uncharted, penso. Ma guarda che... Cioè io non riesco a non restare a bocca aperta. Cioè ha fatto così perché c'è le zanzare, guarda. Pensavo che... Dai, arrivo alla jeep e poi smetto, dai. Oh! 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 No, non ci arrivo più alla jeep. Riesci a passare? Sì, guarda, faccio un salto, guarda. Io sto bene comunque. E ora? Qui si muore lo stesso. No, si muore più. Si sono sporcati i pantaloni. Ah, c'ho anch'io il rampino, come si faceva L1. Madonna che tronata. Che è notte, no? Era vado di là. Ma che meraviglia. No, io veramente... Come ho fatto? Sì. Sono qui. Non si sa. No, veramente questo gameplay è inutile. Io mi sto rendendo conto mentre lo faccio che non riesco non serve, a grazie.
Ok. Non riesco a creare un minimo di stacco fra me e il gioco come facevo con Crash Bandicoot. Sì, questa cosa devo capire, ma l'ho voluto fare questa specie di blind run almeno per questo episodio proprio per capire se sono in grado di fare questi gameplay. Secondo me no, voi fatemi sapere voi che ne pensate. Qui c'è la Jeep, ma guardate che bellezza le foglioline lì, le felci. Godiamoci il viaggio in tranquillità, ok? Che meraviglia. Ho una domanda stupida. Cominciamo bene? Come sai? Mi serve un attimo. Gli è rimasta l'animazione, quindi se ora torno... Comunque questa cosa succedeva anche nel 4. D'accordo. E ricominciano, è fantastico. Comunque, come stavo dicendo, come sai che la Zanna è ancora lì? Torno subito. Non se la prende. Nel 4 mi sembra c'era Sally che diceva non vuoi ascoltarmi. Se qualcuno l'avesse trovata, sarebbe finita in un museo, no? E non ricordo di aver visto mostre sugli Oisala. Pensa che io non sapevo neanche chi fossero gli Oisala. Sì, è colpa del loro ultimo re. Era giovane, avventato e ostentava le ricchezze dell'impero. Costruì una nuova capitale per ospitare la Zanna. Ma questo attirò le attenzioni dei persiani. E le nostre. E ora, le nostre. Ok, quindi dobbiamo cercare sta Zanna di Ganesh. Adesso io non so, come vedete voi, perché su YouTube è compresso, magari non avete il gioco, non potete vedere, ma è una cosa pazzesca. Il dettaglio, la pulizia. È bello anche perché aree aperte così nel 4 non c'erano, c'era il deserto. Il deserto nel Madagascar aveva tutti altri colori, era tutto arancione, giallo, rosso, qua è tutto verde, c'è l'erba. È tutto molto bello. No vabbè, basta, io smetto, dai, non... Perché io so che voglio esplorarmi tutta sta zona, starci 8 ore solo su questa parte qua. Dammi un secondo. Ti aspetto. Ma non è solo un fatto di bellezza grafica. È proprio un fatto che ti comunica qualcosa, non so come spiegarlo. Cioè, ti senti veramente lì. È una cosa che con tanti altri giochi non succede. Ad esempio Far Cry non mi comunica sta cosa. Eppure anche lì la grafica è bella, ma è fredda. E in altri giochi invece qua no, qua ti senti proprio... Non so spiegarla sta cosa, è una sensazione che... Ci posso andare qua? Non ci posso andare qua. Invece ci posso andare, sta Jeep è fantastica. No vabbè, basta, dai, basta, io smetto qua perché non si può, non posso, io me lo voglio godere tutto a modo, quindi basta così, finiamo qua questo gameplay o quello che è questa introduzione a Uncharted 4, l'eredità perduta. Prima impressione, finora sembra molto bello, sembra all'altezza degli altri, assolutamente, la trama sembra esserci, i personaggi sono molto interessanti, soprattutto quel cattivo, c'è stato un bellissimo dialogo prima che scoppiasse tutto, la grafica è pazzesca, vabbè, non mi aspettavo altrimenti e sono molto curioso di vedere come andrà a finire. Voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo video che ho fatto, come vi ho già detto non farò episodi di tutto il gioco perché me lo voglio godere come piace a me, torneremo poi con Crash 3 nei prossimi giorni e poi dopo Crash 3 faremo anche tutto il gameplay completo di Jak and Daxter, The Precursors Legacy, quindi ce n'è di roba. Questo Uncharted magari farò un altro episodio, due, quando sarò più avanti o quando l'avrò finito, comunque per darvi qualche mia impressione. Veramente ho voglia di giocare, è una cosa pazzesca, sono veramente contento, non me l'aspettavo, perché mi aspettavo fosse più tangibile la separazione dagli originali, invece sembra effettivamente un 5, però probabilmente non si chiama 5 perché non c'è Nathan Drake e perché sarà più breve. Pare che durerà sulle 8 ore, come avete visto che gioco io mi durerà anche 20, quindi va bene, basta così. Ragazzi, questo è il tappino, fatemi sapere tutto quello che volete, iscrivetevi, seguitemi su Instagram perché vi metto le storie, vi aggiorno un sacco, basta. Alla prossima e ciao ciao!